Presidente, Renato Ricci c'è sempre quando si parla di ciclismo, quando si parla di Matteotti. Lei 3 anni fa ha ceduto lo scettro a Daniele Sebastiani, però lei insomma è sempre in prima linea. Beh, sono in prima linea, la responsabilità è di Daniele, su cui ho puntato, quindi come se fossi io, quindi ci credo e ci ho sempre creduto, e in questo momento posso dire che era l'unico che poteva portare avanti il Matteotti, se no il Matteotti si fermava. Di questi tempi è ancora più difficile organizzare manifestazioni sportive, alla fine con l'aiuto di tutti si è riusciti ad arrivare al traguardo di questa 74esima edizione. Ma sempre nella vita i successi si fanno con le persone che hai intorno. In questo caso io ho avuto tante persone vicine che hanno contribuito a fare il trofeo Matteotti, in questo caso ce n'ho uno che è Dino Renzetti, che continua da Fulvio Perna con me e con Daniele, e poi c'è Stefano Giuliani, che è un appassionato di ciclismo, ex corridore professionista, ama Pescara come l'amiamo noi, quindi è chiaro che veramente adesso il peso ce l'ha Stefano, ecco. Ricci, qual è lo stato di salute del ciclismo abruzzese? Ma lo stato di salute, io direi, dello stato italiano. Diciamo italiano. E purtroppo è inutile che facciamo i politici. E sono anni che manca qualcosa che una volta c'era, perché una volta negli anni 70 mi ricordo che Perna non sapeva quanti corridori importanti venivano, perché ce n'erano tanti, così negli anni 80, così negli anni 90. Senza che nessuno mi possa contraddire, negli ultimi anni purtroppo il ciclismo italiano ha qualche problema.